Sono stati stimati un aumento dal 6 al 32% di casi di depressione per le persone che hanno contratto il virus e fino a un 10% rischio di depressione e di lutto complicato per chi ha perso un familiare con il Covid. Sono i numeri dell'impatto psicologico che il Covid ha scavato nell'ultimo anno di pandemia, emersi durante il 32esimo congresso della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia. Un fenomeno in aumento che non si ferma con la diminuzione delle misure restrittive. Il ritorno, infatti, a una vita di convivenza con il virus meno ferrea rispetto a quando si viveva in zona arancione o rossa ha evidenziato una polarizzazione nelle reazioni delle persone alle riaperture della fascia gialla. La voglia di ritornare a vivere serenamente penso sia accomunata alla maggior parte della popolazione, però quello che vediamo sono delle polarità effettivamente incentrate su un versante o più depressivo, quindi restrittivo, caratterizzato ancora da una forte paura del contagio, quindi anche di ritornare a fare una vita serena, programmare il futuro, dall'altra invece a volte un eccesso di trasgressioni delle regole, soprattutto a volte nei giovani, ma anche negli adulti, una trasgressione dovuta anche forse a una voglia di voler negare l'esistenza di questo virus e delle conseguenze e dei gravi danni che ha portato. I più colpiti sono le donne, i giovani e gli anziani. Le prime perché nei periodi di maggior restrizione hanno visto accentuarsi difficoltà già presenti, ossia la conciliazione di lavoro e cura dei figli, specie nel binomio pandemico smart working e dad, ma non solo. Sono loro che più hanno pagato la crisi innescata dalla pandemia. Su 35.000 posti di lavoro persi in un anno nelle Marche, 25.000 erano lavori svolti da donne. Gli anziani sono invece coloro che più di tutti hanno pagato in termini di vita l'impatto del Covid, mentre i giovani hanno invece visto totalmente modificato il loro stile di vita e le loro relazioni. I giovani perché hanno visto totalmente modificato il loro stile di vita e le loro relazioni. Alcuni dirigenti ci hanno riportato un dato allarmante che è quello di una dispersione scolastica, di un abbandono scolastico anche in ragazzi competenti e soprattutto all'ultimo anno di studio. Anche per quello che riguarda il settore sanitario, immagino che gli operatori, anche lì ci sia già un notevole carico. Beh, gli operatori stanno lavorando con turni estenuanti, anche a contatto con insomma, morti e sofferenze, vedono quotidianamente persone soffrire, sono ad oggi anche attive per tutta la programmazione vaccinale e quindi sono assolutamente stati in prima linea e chiaramente questo porta inevitabilmente ad uno stress lavoro correlato.